Dopo tre pareggi consecutivi, l'Arezzo cerca il ritorno alla vittoria contro la Giana Erminio, nella cui panchina da qualche settimana è tornato Cesare Albenne. La Giana gioca l'ex Remedi. Di Donato si affida al 4-4-2, gioca ancora dall'inizio Caso. Tassi preferito a Volpicelli, davanti si riforma la coppia Cutolo-Gori. L'arbitro è Giuseppe Collu di Cagliari, nessun precedente con Arezzo e Giana Erminio. La classifica piange, Arezzo 11 punti, Giana Erminio 7. Si parte con l'Arezzo che cerca di impostare, ma è la Giana Erminio nei primi minuti a fare la partita. Con questa punizione batte proprio l'ex Remedi, destro, palo! Palo a Pissardo, probabilmente battuto, poi pallone rimesso dentro e l'Arezzo in qualche modo riesce a salvare con la presa di Pissardo. L'Arezzo che si fa vedere con Cutolo, limite dell'area, visto smarcato Belloni, area per Belloni, Belloni fino in fondo, mette dentro Gori, deviazione, c'è l'illusione ottica del palo, in realtà l'ha presa il portiere Marenco, già protagonista contro la Pergolettese. Madonna, si defila la Giana, ancora Madonna, le finte, prova ad andare via, parte il cross con la deviazione di Mutton, pallone che finisce largo. L'Arezzo in contropiede, da un calcio d'angolo a sfavore, parte Cutolo, scatta Caso, scatta Belloni dalla parte opposta, l'ha visto Cutolo, Belloni prova a battere al volo, incrociare, Marenco riesce a salvare, il tiro non era angolatissimo, è al 32esimo, dunque occasione per la formazione Amaranto, che qui sulla sponda di Gori cerca Caso, intervento falloso di Piccoli, calcio di punizione che vediamo. Con Caso che si prende questo calcio piazzato, Foglia tocca per Cutolo, sinistro! È una saetta meravigliosa! E l'Arezzo al 38esimo è in vantaggio, terzo gol in campionato, davvero una gemma questo gol di Aniello Cutolo, che va a festeggiare sotto la curva sud Lauro Minghelli, la gioia irrefrenabile del capitano Amaranto, abbracciato da Belloni, abbracciato da tutti, 38 minuti, è un primo tempo complicato, la gara l'aveva fatta la Giana Erminio, l'Arezzo che agiva di rimessa e questo gol rompe l'equilibrio e può regalare un po' di serenità, un po' di sicurezza a una squadra che ne ha bisogno. Qui siamo nel secondo tempo, finisce a terra Remedi, c'è un contatto con Foglia, Remedi piuttosto arrabbiato con l'arbitro Collu, Remedi che continua nelle sue proteste, l'arbitro ha già il giallo in mano, ammonito Remedi al 7° della ripresa, cartellino giallo, un arbitro che su 17 partite aveva concesso solo 3 calci di rigore, un arbitro non molto interventista, qui abbiamo rivisto il contatto presunto tra Foglia e Remedi. Madonna, prova ad andare, parte il cross, pallone allontanato, arriva Remedi, destro secco di Remedi, la palla che va di pochissimo fuori, gran conclusione di Remedi al 12esimo, qui l'Arezzo poi ruba palla bene, Gori riesce a anticipare Montesano che va vuoto, allora Caso, difesa della Giana tutta aperta, Caso sotto la traversa, il 2-0 dell'Arezzo, il primo gol di Giuseppe Caso, giocatore particolarmente amato dai tifosi dell'Arezzo, diciamo che è diventato titolare a furor di popolo, in tanti si chiedevano come mai entrando a gara in corso faceva molto bene, non giocava dall'inizio, col 4-4-2 di Donato lo manda dentro ancora da titolare e lui ripaga così, 2-0, calcio d'angolo per la Giana Erminio, questo colpo di testa pericoloso anche se va fuori di Gambaretti, Giana Erminio che ha perso Pirola nel primo tempo per infortunio, lancio per Gori, Gori anticipa Marenco, la porta è vuota, Gori esterno della rete, Arezzo si divora il 3-0 con Gori, insiste proprio lui, l'attaccante, poi Cutolo, limite Cutolo e la sua mattonella, il tiro è largo. Arezzo che sul 2-0 sembra gestire in tranquillità, Remedi, palla per Piccoli, cerca la profondità, giù è entrato dalla panchina e poi gran tiro all'improvviso da parte di Mutton e Pissardo è bravo, dalla panchina sono entrati Gioe e poi Cortesi nella Giana che esce battuta 2-0, Arezzo che torna al successo, mancava dalla gara con la Pro Patria, domenica prossima trasferta a Pontedera.